Allora, la mia prima domanda è di Anche Roberto. già la domanda di riserva, guardami. Una domanda di Roberto Stava Favini dopo. che chiede: che peso ha oggi la rete sulla libertà di satira in Italia? Beh, dunque, vediamo un po' che peso ha la rete. Guarda, non lo so, perché poi tutti i giorni c'è sempre qualcosa che fa un po' tremare, succede in giro per il mondo qualcosa che ti fa pensare che anche questa sia l'ultima oasi, insomma, di libertà. Personalmente, certo, ti dà tutte le libertà tranne quella di vivere di satira, nel senso che ecco, lavorare in un giornale come Cuore, che pure aveva delle limitazioni dovute al fatto che comunque un organo di stampa ha delle cioè, c'è una persona che si chiama direttore responsabile. A ragion veduta, perché devi prenderti delle responsabilità, però diciamo che almeno pagava chi lavorava per lui, quindi ti permetteva di appunto fare della satira un mestiere. La rete ti permette una, per adesso perlomeno, una libertà quasi assoluta, anche perché poi fra l'altro la rete ferisce, la rete cura, come la lancia nel Sacro Graal, ferisce e cura le ferite. Però allo stesso tempo ha fatto una specie di dumping per quanto riguarda la satira. Uno raccoglie contenuti anche di buona qualità sul web e non ha più bisogno di pagare, non ha più bisogno di pagare il satiro che glieli faccia. Certo, io per prima sono una delle responsabili di questo dumping, perché anch'io metto battute gratis in rete e lo faccio perché ho una specie di surplus di materiale satirico che produco anche per me. Se stessi in una redazione cazzeggiando con i colleghi diventerebbe un giornale, o perlomeno servirebbe a cementare i rapporti sociali. Lavorando da sola a casa dico: che ne faccio? Cioè, io le metto, le condivido con gli altri, però al tempo stesso questa è una cosa che dà piacere a me, dà piacere a molte persone, però dal punto di vista economico per chi fa satira è, mi rendo conto, proprio un vero e proprio dumping, perché non ha più senso cioè, la satira diventa, ecco, diciamo che la franca dal fatto di essere merce. Questa è una cosa bellissima, perché siamo tutti liberi, nessuno vende più il proprio talento, però allo stesso tempo uno non può più farlo, non può più farlo come mestiere e viverci, insomma, diventa proprio un hobby, un lusso. Quindi diciamo che figure come appunto anche quelle di Michele Serra o di noi redattori o dei grandi vignettisti non ce ne sono più, sono destinate a sparire, insomma. Quindi, a tuo avviso, in che direzione sta andando questa tendenza effettivamente di evoluzione per certi versi, ma anche cambiamento radicale di quello che era il mestiere di scrivere? Dunque, allora, quando mi chiedono, e lo fanno molto spesso, perché non c'è un altro Cuore, un altro giornale come Cuore, io rispondo sempre che dovremmo spendere più in avvocati che in redattori, perché comunque la sensibilità nei media per quanto riguarda il politicamente corretto è diventata talmente suscettibile che la satira è proprio, non dico legata imbavagliata, ma quasi. Quindi è proprio difficile farsi le ossa in un ambiente di giornale, come poteva essere una volta appunto Cuore o Tango. Così io, per esempio, ho debuttato lì perché al tempo della Pantera, che era un 90, io ero ancora all'università, Cuore, che era ancora insetto satirico dell'Unità, pubblicava dei contributi fax che venivano dalle università occupate. Io all'epoca ero quasi alla tesi, quindi non ero già più in età di occupante, però ero un'appassionata di satira, leggevo Cuore religiosamente tutte le settimane, dico: dai, ci provo anch'io. E da lì è nato qualcosa, insomma. Adesso sarebbe possibile? No, cioè l'unico terreno che ti permette di sperimentare è la rete. Dopo, ecco, se tu consideri la rete come una palestra, e questo lo è, di confronto, dove poi vedi sbocciare chi sa fare, ecco, allora sì, questa è una cosa buona, perché veramente in altri ambiti, d'altra parte uno che un giovane che comincia anche il diritto di sbagliare, a volte di dire delle parole di troppo che magari su un giornale o in televisione non sarebbero accettate. La rete invece ti permette di esprimerti con libertà. E poi chi è bravo viene fuori e magari può fare il grande salto, diventare un collaboratore, arrivare a dei media un po' più ufficiali. Sta già succedendo, peraltro.
per esempio c'è l'esperienza di hashtag che ha preso su, vabbè, insomma diciamo che i compensi sono molto temi, però in qualche modo c'è un riconoscimento di chi ha qualcosa da dire su Twitter, fa battute, le sa fare bene, fa satire, comunque sa esprimere il dissenso in maniera breve e brillante, e questa è già una bella cosa, insomma, stanno nascendo, io sono abbastanza liberista in senso buono, sono abbastanza fiduciosa, non sono di quelli, non sono catastrofista o pessimista, perché trovo sempre che alla fine un equilibrio a un qualche livello si ristabilisce sempre. La satira esiste ai tempi di Aristofane, voglio dire, non è mai morta, quindi trova delle forme diverse, ma le trova. Cioè, quando c'erano le cattedrali, gli scultori andavano a scolpire le caricature, dell'arcivescovo in cima, dei fregi in cima al tetto, insomma, per non rischiare, però lo facevano, cioè c'è una spinta insopprimibile che non può essere soffocata del tutto. Chiarissimo, allora proseguo con l'altra domanda, poi ci torniamo comunque su questo tema. Proseguo con un'altra domanda di Roberto Favini, che chiede: il blogger francese Michel Abatangelo, tempo fa, era stato querelato da Renzo Bossi per un diario satirico. Cioè, già il fatto che Renzo Bossi sappia cosa vuol dire che querela e che sia riuscito a leggere il diario è una cosa già sorprendente, quindi secondo me Renzo Bossi ha imparato a leggere apposta, oppure gliel'ha raccontato, molto più probabilmente. Questo comunque già questo Abatangelo c'ha un merito storico. Infatti, prosegue Roberto, in Francia i personaggi pubblici accettano la satira senza chiederne la censura. In Italia c'è qualche limite culturale in questo senso, un po' ne abbiamo parlato prima. Allora, c'era stato fine degli anni Ottanta, in cui la satira era arrivata a un tale prestigio, penso con Forattini per esempio, che una vignetta, essere presa in giro una vignetta di Forattini era lo stigma della gloria, insomma, della fama. Quindi, per esempio, un politico di lungo corso come Andreotti non si è mai offeso, nonostante ne abbiano dette di tutti i colori. Diciamo che la tolleranza nei confronti della satira è direttamente proporzionale alla consapevolezza, l'esperienza, la classe anche proprio di un politico che Andreotti, con tutti i difetti orrendi che può avere, ha, per esempio, e anche altri politici della vecchia guardia, mentre invece le nuove leve in Italia non hanno. Anche in Francia penso che non sia, non tutti i politici siano dello stesso livello, ecco, quindi ci sarà quello più o meno suscettibile. Certo, però, che anche lì la satira politica, il giornalismo d'inchiesta aggressivo e sfottente ha una tradizione talmente lunga e consolidata, che ecco, da qui è proprio incommensurabile. Voglio dire, fa parte dell'attrezzatura di un politico. Credo che si insegni anche nell'ENA, insomma, nella scuola di amministrazione, a tollerare questi affronti, insomma. Però, ecco, per dire, se leggi Bellamy, per esempio, oppure i romanzi appunto francesi dell'Ottocento, Zola, così vedi come comunque, perfino in Balzac si racconta di questi fogli, di questi libelli aggressivi, sfottenti, che davano lavoro ai giovani intellettuali che venivano dalla provincia, volevano guadagnare due soldi, scrivevano pamphlet satirici contro i potenti, però insomma è una cosa che faceva parte proprio della vita politica e sociale. Noi all'epoca avevamo una censura pesantissima, siamo veramente novizi da questo punto di vista, e i nostri politici ancora di più. E questo è uno scotto che dobbiamo pagare, perché appunto siamo stati un paese, diciamo, siamo da poco un paese libero, tutto sommato, no? Beh, almeno da un punto di vista c'è un miglioramento rispetto a Bellamy, non c'è bisogno di nascondersi dietro un'altra firma. No, certo, oddio, c'è chi lo fa, perché per esempio in rete, non solo, abbiamo Sora Cesira, non si sa bene chi ci sia dietro a Sora Cesira, ecco, diciamo così, che ti puoi arrabbiare per una battuta così, oppure, però se hai un'imitazione fatta bene, ecco, quella è veramente consacrante, ti può aiutare. Per esempio, secondo me il Crozza di Bersani, cioè il Bersani di Crozza, questo veramente è un lapsus abbastanza significativo, il Bersani di Crozza ha aiutato Bersani a delineare meglio la figura con cui si è presentato alle primarie e poi alle elezioni.
essere, cioè, che un grande artista, perché Crozza lo è, o anche Neri Marco Re, si concentri su di te per creare un personaggio, questo è dal massimo segno di omaggio. O che la Suor Cesire crei una canzone in tuo onore, è un segno che tu esisti, che sei un politico che conta, che vale qualcosa. E d'altra parte, la simpatia e la bravura di questi personaggi, questo è il limite delle imitazioni, è talmente trascinante che davvero questa imitazione non è satira, è quello che Guido Almansi chiamava il falso consacrante, non è la parodia sfottente, diventa una vera e propria consacrazione. Che cosa è successo poi in queste ultime settimane, effettivamente? Come si è passati dal adorare, diciamo, la satira verso i politici al non volerla su di sé nel momento in cui effettivamente si è arrivati a sedersi in Parlamento? Sto parlando ovviamente del Movimento Proprio 5 per Stelle. questo, perché da un certo punto di vista il Movimento 5 Stelle nasce dalla stessa insofferenza, dallo stesso bacino di insofferenza da cui nasce la satira. E allora loro dicono: ma come? Noi siamo la vostra voce, siamo la voce di quelli che criticano, siamo arrivati in Parlamento e prendete in giro noi con i nostri difetti, dovreste chiudere un occhio anche due, noi siamo dalla vostra parte. Quindi se, vedersi sfottuti li mette a disagio, credo per quello, perché noi satiri della rete, non è che siamo, che ne so, grandi giornalisti, siamo in effetti veramente la base, siamo abbastanza della stessa pasta, almeno loro pensano così, e in parte è proprio così, è solo che la satira è un'osservazione oggettiva delle debolezze umane, e anche loro ne hanno. Secondo me dovrebbero anche loro essere, dimostrarsi superiori, accettare questa cosa, diciamo anche accettare il valore pedagogico della satira per correggere i propri difetti, che diciamo questa è la funzione storica, proprio classica della satira, no? Additare i difetti umani per castigat ridendo mores, insomma. E questo dovrebbe aiutarli anche a vedere, cioè voi da fuori fate questo effetto qui, non ve ne rendete conto perché siete nel vostro bozzolo di 5 Stelle, ma noi che vi guardiamo vediamo questo che è stato. Non sarebbe il caso di correggere, insomma, qualche aggiustare, ecco. Qualche dato nel vostro approccio col pubblico, così ci si prova perlomeno. In maniera, io penso che comunque lo shock deve essere stato forte per questi personaggi trovarsi così sbalzati di fronte alle telecamere, in questa attenzione mediatica spasmodica. E fra l'altro, comunque, dovendo sempre rendere conto a una persona che i media li conosce, che comunque è distante, che ha questa vocazione un po' patriarcale da ubu padre, che questo deve dare veramente fastidio. Quindi sono veramente combattuti fra, cioè, il dilemma umano del grillino, secondo me, è interessante anche dal punto di vista psicologico. Ecco. Noi dobbiamo a un certo punto sgridarli, ma anche sostenerli, perché d'altra parte sono davvero la nostra voce, sono veramente una grande parte del Parlamento e, volente o nolente, hanno in mano le sorti di quello che succederà. Senti, ma per quanto riguarda questo interesse quasi morboso, nei confronti di una forza politica a tutti gli effetti e il suo leader a tutti gli effetti, che si sottraggono continuamente ai microfoni, alle luci, no? dei media. Pensi che sia un'esagerazione di una tendenza che già esisteva, oppure una cosa nuova che arriva insieme a questa sottrazione? Oh, che domanda complicata, non lo so, c'è una paura, un'attrazione, una repulsione, chiaramente, perché tutti abbiamo visto, per esempio, la metamorfosi della Lega, cioè noi abbiamo visto questa parabola consumarsi già una volta con appunto i bravi selvaggi che sono venuti dal nord e si sono fatti poi alla fine inglobare dai vizi che erano venuti a colpire, a correggere, insomma, e alla fine sono diventati un partito come gli altri, anzi adesso forse sembrano anche più partito degli altri. E penso quindi che ci sia questa paura di sciupare questa esperienza, deludendo chi ti ha votato e deludendo te stesso. Perché comunque davvero la
l'attenzione dei media, dei media e il fatto di essere al centro dell'attenzione è una vera e propria droga, una sostanza psicotropa, ti cambia il modo di vedere le cose, di vedere te stesso. Quindi capisco come sia Grillo come patron del movimento, sia gli stessi grillini abbiano paura, allo stesso tempo come da una sostanza troppo forte che ti può uccidere, ti può far stare molto bene, anche loro stessi siano attratti e respinti da questa cosa, no? Come appunto ci sono queste sai, le leghe per la temperanza, no? Non toccare l'alcol, l'alcol è cattivo, il demonio, però allo stesso tempo c'hai questa cosa che dici, ma sarà così cattivo, vorrei tanto assaggiarlo un po'. È gente giovane, inesperta, quindi è chiaro che insomma, ripeto, è un dilemma psicologico interessante quello dei grillini, va osservato con attenzione, anche con rispetto, insomma, ogni tanto con qualche va a cagare perché se lo meritano, però è molto interessante. E in effetti poi abbiamo visto anche situazioni anche bizzarre a volte, no? Persone che sono state epurate a tutti gli effetti dal movimento per aver partecipato ad esempio a una trasmissione TV, insomma, forse si è andati un po' troppo oltre da questo punto di vista. Sì, perché poi c'è questa grande idea della democrazia in rete, la democrazia diretta, poi alla fine c'è il burattinaio che dice sì e no, il vecchio patriarca, perché poi alla fine dovrebbe essere un movimento che manda avanti i giovani e comunque che a tenere le fila sono due coi capelli bianchi che fanno la voce grossa, insomma, e alla fine lì non cambia molto. Io avevo scritto una cosa recentemente, un parallelo, che era stato anche abbastanza gradito, insomma, la crociata dei bambini, questo mi fa abbastanza impressione, c'è questa cosa nel 1215, c'era la predicazione, che non era un vecchio, era un fanciullo che aveva percorso l'Europa dicendo che Dio gli aveva detto che il Santo Sepolcro potevano riconquistarlo soltanto gli innocenti, soltanto i bambini. E Dio stesso si sarebbe incaricato di risolvere i loro problemi materiali, no? Quindi questi bambini scappavano dalle loro case per seguire questo ragazzino, alla fine si era creato un vero e proprio esercito di bambini, adolescenti, inesperti, fiduciosi del fatto che comunque il mare gli si sarebbe aperto davanti per arrivare in Terra Santa. E poi arrivarono a Marsiglia e lì praticamente furono irretiti da dei mercanti di schiavi. La nave poi naufragò al largo della Sardegna, morirono quasi tutti, tranne alcuni che poi finirono nei mercati di schiavi dell'Oriente e anni dopo qualcuno ricordava questa esperienza. E mi fa un po' paura questo, chiaramente, ecco, diciamo che arrivare al Parlamento non è essere venduti come schiavi, però c'è questa idea dell'innocenza che dovrebbe vincere tutti gli ostacoli in quanto innocenza, questa cosa un po' salvifica, palingenetica, che poi però insomma ha dei risvolti, può avere un esito anche abbastanza tragico, ecco. Faceva un po' paura perché vedi proprio questi paralleli della predicazione, l'entusiasmo, il buttarsi con l'entusiasmo della gioventù, perché sono ragazzi giovani questi, è la prima volta che vediamo tanti ragazzi sotto i 30 anni, sono tutti assieme, e poi arrivano lì a Roma abbandonati, poi da uno che viene ogni tanto li porta a mangiare all'agriturismo, insomma. E infatti a proposito dell'agriturismo, ci sono state tantissime critiche in questi giorni, dopo la riunione di venerdì, perché molti hanno detto ma come si è passati da tutto in streaming alla location segreta nel giro di neanche un mese, com'è possibile? Eh sì, lì siamo sempre dalle parti della crociata dei bambini. Io devo dire che adesso non voglio avere pregiudizi, però l'attore non è come noi. So, c'è sempre questa battuta che mi viene in mente di The Producers, per favore non toccate le vecchiette, quando c'è il produttore Ballister che dice a Gene Wilder, a Leon Bloom: ma gli attori non sono come noi, li hai mai visti quando mangiano? Sono esseri umani. E gli attori non sono esseri umani, sono dei centauri, sono metà persone razionali e metà istinto, no? E
Io avrei una certa paura ad affidare un grosso movimento politico a un attore, perché proprio ciò che fa di lui un bravo attore, cioè la pancia, è quello che fa di lui un politico inaffidabile, ecco. Quindi tanto bravo a trascinare le folle, ad arrivare alla pancia, o forse di parlare sulla pancia degli italiani, accidenti, qualcuno che parlasse al loro cervello ogni tanto ci vorrebbe, però c'è cioè, la pancia, poi il suo modo di parlare, sappiamo qual è il linguaggio della pancia, insomma. Parla la pancia, poi c'è un altro orifizio da cui viene fuori il linguaggio. Però ecco, proprio queste antenne, appunto queste viscere, così pronte a captare e a dire le parole che la gente vuole sentirsi dire, poi dopo però andrebbero corredate da qualcosa di un pochino più intellettualmente costruito. Stamattina c'era un bel pezzo di Giorgio Israel sul Foglio, mi spiace, diciamo, scusate per le parolacce, tutto Foglio, e poi sorprende anche che Giorgio Israel, cioè, dico, ma guarda un po', bello questo articolo, colto, è strano che questo Giorgio Israel fosse uno di quelli che era nella commissione per la riforma Gelmini, non me lo sarei proprio aspettato. Comunque, paragonava Grillo a Robespierre, nella trasmissione di questo principio per cui l'artigiano, il contadino hanno la scienza infusa e di politica, comunque istintivamente ne sanno più di quello che sa il politico che è andato a scuola, insomma, l'intellettuale così. E secondo Israel, Grillo è la versione in farsa di questo robespierrismo, diciamo così. E secondo me è proprio, siamo ancora a un livello ancora inferiore, insomma, perché non c'è proprio nessuna impostazione, non c'è, tra l'altro non c'è nessun altro fisicamente intorno a lui, a parte Casaleggio che sembrava Feltri con una parrucca, insomma, sospetto potrebbe anche esserlo, ecco. E quindi ecco, siamo sempre di più, ripeto, in questa situazione di crociata dei bambini, insomma, un predicatore e una massa di gente che gli va dietro, piena di entusiasmo e di buone intenzioni, però lasciata molto a se stessa per quanto riguarda anche la macchina politica, perché comunque Senti, c'è parte da fare, insomma. ma infatti non è finita molto bene poi con Robespierre. Anche io, scusa che ti viene a fare dei paralleli storici, se perché dei bagni di sangue, che almeno in questo caso dovrebbero essere così, una prospettiva impossibile, ecco. Ma diciamo che adesso ci lamentiamo così, ma la società di una volta era infinitamente più violenta di adesso, quindi era quello il modo in cui andavano a finire le cose, il bagno di sangue, anche perché non c'erano molti altri tipi di bagni all'epoca, no? Considerato il bagno di sangue sono i pochi bagni che la gente poteva fare. Allora, altra domanda di Roberto Favini che chiede, e con questo passiamo alla TV, chiede se la rete e la TV sono complementari o se si cannibalizzano a vicenda. Dio mio, se si cannibalizzano di vicenda, alla fine spariranno tutte e due e non ci sarà più niente, quindi anche questa è una prospettiva interessante. Non facciamo più niente, non abbiamo più niente, quindi dovremo ricominciare a leggere dei libri, pensa a te, è incredibile. Meraviglioso, dai. Io ecco, diciamo che punto su questa cosa. Facciamo questa orgia di rete e di TV, quindi io poi non posso dire niente perché sono di quelle che quando c'è l'evento televisivo stanno a twittare, che praticamente ho ricominciato a guardare la TV per poter spettegolare in rete. E poi comunque dalla rete ci sono contenuti che vanno a finire in televisione, diciamo, più che, per adesso non siamo ancora nel cannibalismo, siamo nella simbiosi mutualistica, insomma, un po' di etologicamente parlando, ecco. Poi può darsi che succederà questo, ma nel caso succeda, io sono ben contenta perché oltre a essere una che sta in rete, sono anche una scrittrice, guarda un po', quindi ho da guadagnarci in tutti i tipi di esiti, ecco. Nessuno scenario mi trova spaventata. Senti, domanda che secondo me molti, moltissimi si fanno. Dove trovi l'ispirazione? Dunque, l'ispirazione è intanto nel piacere. L'ispirazione di tutte le cose è il piacere. Devi fare una cosa perché a farla provi più piacere che a non farla. Per questo motivo che ti fa diventare tutto quello che vuoi diventare, dal cuoco al satiro, allo scrittore, al musicista, così. L'ispirazione
L'ispirazione chiaramente viene dall'attualità, però allora ti spiego, io la mia vocazione principale è quella di far ridere, perché per me ridere è un meccanismo della testa e del corpo che si attiva quando si ride, quando ci si diverte, per me è qualcosa proprio di miracoloso, di divino, c'è questo proverbio ebraico che cito sempre, che l'uomo pensa e Dio ride. Però, ecco, la mia vocazione originaria è quella di umorista. Io vorrei far ridere comunque, anche con le cose sceme. Infatti, si sente quando faccio le freddure così. A me, per me, è quella la cosa che fa ridere col niente. La mia missione è far ridere proprio col nulla. Infatti, la cosa che mi salta di più è l'umorismo da asilo, proprio quello che, proprio il grado zero, quello. I pensieri di Mao, Bao. Ecco, questo per me è il massimo, cioè, lo plus ultra. Pure le freddure così che Sì, proprio le ovviamente cose più seguiamo. niente, quello che non hai bisogno del giornale, proprio del versaccio anche a volte, non proprio il versaccio, però diciamo che le smorfie, i versi mi fanno ancora molto ridere. Infatti, avendo quattro figli mi diverto parecchio perché chiaramente vedo proprio l'umorismo primigenio sorgere. La battuta è una fase successiva, poi chiaramente crescendo mi sono accorta che battute e versacci non sono più dignitose. Dopo una certa età, quindi ho applicato queste cose alla scrittura. Però alla fine, cioè, l'ispirazione di base è l'amore, l'amore, il piacere di godersi il fatto che tu ridi, che ridi tu per primo delle cose che fai, ridi di quelle che fanno gli altri ridono delle tue, questa meravigliosa comunicazione, corrispondenza di amorosi e ridicoli sensi che secondo me fa anche proprio bene a livello fisico, insomma. È antiossidante, poi sono tutti gli aspetti di prevenzione e di salute del ridere, non c'è bisogno che li dica. Però li sperimento quotidianamente su me stessa e sono proprio, cioè ci credo, ecco, penso che l'umorismo, l'imparare a ridere e a far ridere dovrebbe proprio far parte dell'educazione. Di tutti noi, perché è proprio una forma di anche assicurazione contro il disagio mentale. Altra domanda che ancora una volta secondo me molti si fanno. Quali sono le tue fonti di informazione? Che cosa leggi? Ma dunque, io leggo chiaramente, stando in rete, leggo soprattutto i giornali in rete, però i giornali cartacei, io ho questo rito della domenica mattina che ho tre cose che leggo, che sono il venerdì di Repubblica, vabbè, quello, me li tengo tutti per la domenica mattina, Internazionale, che è assolutamente imprescindibile, e di Repubblica, che è una fonte di battute e di spirito magico. No, poi beh, certo, come giornali sì, leggo, però ecco, leggo soprattutto le cose in rete, lo ammetto, perché diciamo che il rito del giornale cartaceo è soprattutto della domenica mattina, gli altri giorni è per. Però ecco, per far satira non serve neanche leggere solo il giornale o sentire il telegiornale, ma a volte puoi trovare ispirazione nel cartellone, nell'avviso, nella cosa che senti per strada. Veramente bisogna andare in giro con tutti i sensori accesi e senza mai far smettere di lavorare il cervello, però mantenendo sempre quel filino di distacco che ti permette di osservare, di sentire le parole, non darle per scontate, insomma. Non so, quello che, vabbè, è una specie di fanciullino pascoliano che si stupisce di tutto, no? E ride di tutto e vede negli incastri delle parole qualcosa che a forza di usarle non te ne accorgi neanche più, quindi devi un pochino fare un passo indietro, guardare la frase, guardare la frase fatta, il luogo comune, così e dire, e poi trovare le connessioni. Cosa ne pensi di questa folta schiera, direi, di nuove leve satiriche che si stanno formando effettivamente e stanno crescendo moltissimo su Twitter in particolar modo? Allora, che ne pensi? Sono contenta, è bellissimo questo, perché comunque intanto è un grande esercizio per la mente. Quindi il fatto che tanta gente lo riconosca e se ne innamori, perché questo è. Tu leggi le battute degli altri e dici, oh, ma che bella cosa, voglio provare anch'io. Naturalmente all'inizio fai schifo. Io ho un vecchio diario di quando andavo al liceo con i miei primi esperimenti di battute, no, veramente avevo cominciato a fare delle vignette, le vignette mie, pensate, al ginnasio, ancora avevo 15 anni,
Volevo fare colpo sul mio compagno di classe, ero proprio una deficiente convinta che una ragazza per far colpo su un ragazzo dovesse fare delle vignette, cioè pensa te, ero già proprio da avevo qualche rotella fuori posto. E se le rileggo adesso, un paio le ho riciclate, devo dirti, a 30 anni di distanza qualcuna è ancora buona, però le altre sono proprio da buttare, nascondere, cioè dovrei bruciare tutto il materiale per farlo sparire. Però lì è. Allora, insomma, la rete non c'era, se no probabilmente avrei cominciato anch'io a twittare. Però ti innamori della battuta. All'epoca sentivi, vedevi i film di Woody Allen, vedevi le prime cose di Groucho Marx, leggevi le formiche di Jimmy, che dicevo, che bella cosa, voglio provarci. Naturalmente, appunto, i primi esperimenti erano patetici, poi dopo pian piano, se ci prendevi la mano. Ed è una cosa che in Italia non si fa, perché noi siamo sempre per il prolisso, per usare, meglio usare quattro parole invece che usarne due, mentre invece la battuta e soprattutto Twitter ti allena alla brevità e alla concisione, alla concentrazione, al meditare su ogni parola che usi, perché usare una preposizione articolata anziché una preposizione semplice ti ruba quei caratteri dopo non te l'accetta più, insomma. Quindi Twitter è un maestro severo, eh. Ha quella severità e implacabilità che il cliente no, che dice, vabbè, sì, parola più parola. No, no, Twitter non te ne passa una, se non solo, intanto non te ne passa lui, poi non te ne passano neanche gli altri, quelli che se fa cagare te lo dicono, non ci sono timori reverenziali neanche rispetto a chi per età, diciamo così, l'esperienza dovrebbe essere più rispettata. Quando faccio una battuta scema, brutta, così me lo dicono, senza tanti complimenti, ed è giusto così, insomma. Quindi io che cosa devo dire? Sono solo contenta, anche perché la competenza che impari facendo battute, anche se poi non diventi un battutista, ti può servire per qualsiasi lavoro di scrittura o di pensiero che fai. Si dice che il latino è una ginnastica mentale, aiuta a pensare meglio, ma anche fare battute aiuta a pensare meglio. Perché si basano sulla logica, sulla retorica, su dei ragionamenti che sono in pratica la logica aristotelica, il principio di non contraddizione, l'analogia, tutte cose che è filosofia, cioè istintiva. Dopo il tuo orecchio ti dice, il tuo cervello ti dicono se funziona o no, però in realtà tu stai usando le basi del pensiero occidentale, capito? E quindi è un corso accelerato e molto piacevole di ragionamento, insomma, che tu poi puoi usare quando. In tutte le attività della tua vita, insomma, sia che fai il piazzista di folletto e dici la battuta carina per vendere l'elettrodomestico, sia che devi fare, che devi scrivere un articolo o una tesi o fare una lezione. Beh, in effetti, nel momento in cui la logica, no, e il principio di non contraddizione vengono completamente travolti più e più volte nel corso di ogni giornata, diventa una ricca fonte Sì, di certo, ma in spunto. realtà sì, l'etica e la logica sono le due grandi molle della satira, perché sono così appunto violentate tutti i giorni che cercare di applicare l'etica e la logica alla realtà ha degli effetti satirici, è ridicolo. Cioè. Non dovrebbe essere così, in Sì, teoria. ma infatti mi ricordo quando per esempio Michele Serracuore veniva tacciato di moralismo, ma l'unico modo per rendere accettabile la morale e trasmetterla è la morale che prende in giro se stessa, insomma, come era in effetti Quark, che applicava dei principi appunto dall'etica, l'onestà, così, però in maniera così fintamente burbera, no? E pesante, da risultare satirico, insomma, satirico e antiautoritario. Senti. Dove pensi che andrà quindi questa tendenza? Adesso abbiamo ancora qualche giornale, anche online, che promuove questo tipo di contenuto, anche retribuendolo, ma con internet, la TV, adesso abbiamo anche diverse trasmissioni che non dico che corteggiano il satirico, ma quasi lo sono completamente. Io penso a Gazebo, per esempio, di Diego Bianchi, che effettivamente con un piglio molto ironico e leggero fa un'analisi di fatti appunto della settimana che sono anche abbastanza assurdi il più delle volte. Quindi, in che direzione pensi che si potrà andare? Che non morirà mai è in dubbio, però. Come Ecco, pensi quello che andrà? può morire, mi sembra stia già morendo, è un po' la satira, quella da cui vengo io, cioè il bel pezzo satirico, la bella pagina satirica, la satira di Fortebraccio, la satira di Guareschi, di Villaggio, perché alla fine anche i libri di Fantozzi sono stati una grandissima
non c'è soltanto i film, non sono stati tanti film, ma c'erano anche dei libri scritti anche molto bene, che tra l'altro sono stati venduti e tradotti all'estero. Adesso mi verrebbe in mente appunto una sfilza di miei autori italiani che mi sono molto cari e che già erano minoritari quando erano di successo, pensate. Però per esempio c'erano dei libri satirici, umoristici, sono di satire di costume, che si vendevano come il pane quando ero piccola io, ti parlo degli anni 70, quelli di Luca Goldoni per esempio, che è una satira, se vuoi, sorridente, politicamente disimpegnata, però era un modo graffiante di descrivere i costumi, i vizi e le virtù dell'epoca, come si diceva allora. Ecco, poi penso appunto ai pezzi di satira di Michele Serra, che è ancora un praticante del genere sull'Espresso. Io stessa li faccio ancora per Il Misfatto, insieme ad altri autori. Però ecco, lì mi sembra proprio che sia un genere satirico della scrittura satirica che io adoro, che continuerò a fare. Ho un blog dove metto posto le mie cose satiriche, che credo che lo farei comunque perché è una vecchia arte, un po' come il ricamo a tombolo, no? Queste cose un po' desuete, che è bello conservare. Questo tipo di satira che richiede capacità di scrittura, grande cultura. E anche spirito di sacrificio, perché tutto sommato chi te lo fa fare di scrivere un pezzo di satira quando con una battuta riesci ad avere altrettanta visibilità? Cioè, ecco, quello penso che potrebbe essere il tipo di satira che ha i giorni contati, però potrei essere smentita domani, insomma, perché comunque è faticosa, richiede un tipo di cultura e di impostazione un po' all'antica, che è bene o male, è superata dai tempi. Ecco. Adesso di articoli piacevoli da leggere sulla politica, magari appunto sul costume ne puoi trovare ancora, magari sui femminili, così, però il gustoso articolo sulla politica è un po' più difficile da trovare. Ecco. Anche la Macca di Michele Serra è sempre più seria. Ecco, forse uno degli ultimi a coltivarlo è Massimo Gramellini col suo Buongiorno, che però appunto è il Buongiorno, è la Macca, sono le poche righe, ecco, non è più l'articolo un po' così, Consistente, così di diciamo. fantasia costruito, insomma. Se dovessi dare un consiglio, o più consigli, a chi vuole effettivamente trovare delle fonti di ispirazione, dove informarsi, ma anche dove istruirsi, dove istruire se stesso, prima di tutto, come letture o altro, che cosa Fare vorresti? satira? Sì. Aiuto. Pensa che l'altro giorno parlavamo qui in famiglia del diario minimo di Umberto Eco, che è una di queste cose che è un modello alto, però per esempio una di queste cose, di quei libri che io ho letto, me lo sono trovato in casa a 12 anni, ne ho letto la prima volta a 12 anni capendone un 10%, però l'idea che si potesse fare satira con la cultura è una cosa che non mi era mai venuta in mente, però c'erano alcune piccole cose tipo la recensione della Bibbia come se fosse un romanzo tipo Harold Robbins, insomma queste cose, sangue e sesso, che quello l'avevo capito anch'io e ero rimasta stupita. Ecco, diciamo, i grandi autori non tradiscono mai. E io rileggerei quando voglio... Dipende poi una cosa vuol fare, ecco. Se tu vuoi ripassare la scrittura satirica, la mentalità satirica umoristica, proprio devi ripartire dai fondamentali che sono Tre uomini in barca di Gerham oppure Woodhouse, ecco, l'umorismo inglese che è stato veramente per quelli della mia generazione è stata una grandissima molla proprio per imparare a far ridere, ecco. Poi io da un punto di vista invece proprio patriottico consiglierei di nuovo di leggere Guareschi. Guareschi, ma non solo Don Camillo, ma anche tutto il resto, perché Guareschi è veramente un genio di forse di un altro paese, sarebbe veramente portato, non so, ci sarebbero degli enormi premi letterari a lui intitolati, sarebbe considerato proprio un nome tutelare. Invece da noi, essendo un paese spaccato in due politicamente, è stato usato come una bandiera da una parte all'altra, mentre invece è un genio assoluto, completamente pazzo e anarchico. Quindi se tu vai a leggere appunto, a parte Don Camillo, che è trascinante assolutamente, se comincio a leggerlo non riesce più a smettere, cosa che è abbastanza strano per un libro, fra l'altro scritto in quegli anni, in cui venivano scritti dei libri bellissimi, ma noiosissimi, dobbiamo dire, che facevano star male la gente, mentre invece questo è un libro che
raccontava molto e divertiva anche molto. Ma anche il Corrierino delle Famiglie, ma anche L'Orlofano Piccolissimo. Guareschi andrebbe riletto tutto e studiato proprio. Anche per toglierlo a una certa visione manichea che ne ha fatto appunto un santino così. E poi invece per il meccanismo della battuta, per me è sempre Groucho Marx, è sempre il massimo dei massimi, insomma, l'umorismo ebraico in generale. Io, una delle cose più belle e divertenti che ho fatto è la mia celebrazione umoristica, se si può dire così, del giorno della memoria, in cui quest'anno per la seconda volta ho fatto tweet soltanto con battute di umoristi di origine ebraica. Che mi sembra proprio, mi è sembrato il modo migliore per onorare lo spirito indomabile di quel popolo, nonostante le mille sofferenze, e il fatto che la vita comunque sopravvive anche alle follie dell'uomo. La vita e l'intelligenza e l'umorismo sono più forti della cattiveria, della stupidità e della morte, anche se ha a disposizione dei mezzi straordinari. Quindi per amare la battuta, per sentirsi orgogliosi di militare nell'esercito dell'umorista, perché è vero, io ogni volta che ci dico, cavoli, ma io nella mia piccolezza umile, io sono dello stesso gruppo di cui fanno parte Groucho Marx, Woody Allen, Campanile, Gine Michele, insomma, è bellissimo, è un grande, è una cosa che mi dà una gioia immensa. E quando rileggo queste battute, perché non c'è soltanto quell'umorismo ebraico, quello classico, appunto, quello di Groucho Marx, Woody Allen, ma continuano a venirne fuori, perché se tu fai delle ricerche in rete, vedi fuori. Io ho citato degli umoristi, una coppia di umoristi che hanno 25 anni, che sono Jake e Amir, che sono adorati, sono anche dei due gran bei ragazzi, diciamo, proprio uno dei comici belli proprio in Italia, una cosa che è un ossimoro, essere comico, essere bello non si può. Ed è bello perché è proprio una cosa che si rinnova, insomma, che è entusiasmante anche per questo, come si diceva, la forza indomabile e vitale dell'umorismo. Meraviglioso. Vabbè, vorrei farti mille mila domande su cosa leggere e cosa no. Ah, no, no, si può leggere veramente di tutto perché tutto è utile. Il problema è il tempo, che naturalmente se ne hai poco, è meglio che privilegi le cose importanti alle cavolate, però tutto fa brodo. Penso che a seconda delle varie fasi della tua vita, io se non avessi letto un paio di romanzi Harmony nella mia vita non sarei quella che sono, bisogna anche sapere questo, perché è successo per caso, devo dire, che ero rimasta sola nella mia casa da fuorisede, non c'era praticamente nulla, neanche un giornale, e mi era venuta una crisi d'ansia. Ho chiamato la mia amica che era già tornata a casa, aiuto! Dimmi. E lei mi ha detto: guarda, io ho sotto il mio cuscino due Harmony, fanno cagare, leggili, ti passa tutto. Ed ha funzionato, e mi hanno fatto bene. Quindi ho il massimo rispetto anche per questi. Ma anche per 50 sfumature, per dire, io e mia figlia ci siamo fatte delle risate matte a leggerlo a scocco all'Ipercoop. Facevamo la fila per comprare i suoi libri scolastici e nel frattempo leggevamo di straforo 50 sfumature. E l'ho aperto, e vedere il contratto da Sadomaso, cioè, bellissimo, c'è scritto due articoli su questa cosa qui, sul contratto che sembrava fatto dalla Camusso, insomma, dai, cioè, bisognerebbe prenderlo come modello per le trattative sindacali, ma non glielo dico. Tutto fa brodo, veramente tutto. Bisogna però avere gli occhi, anche leggere, appunto, come dicevo prima, i cartelloni pubblicitari, le etichette dei prodotti, tutto è divertente. Per esempio, cioè, scusa, ma io ho trovato in un albergo un detergente intimo senza glutine. Ma perché un detergente intimo deve essere senza glutine? Cioè, come ragionare su? E poi dopo, in effetti, certo che se, naturalmente il glutine può dare allergie sotto varie forme, però abbi pazienza. Anche l'etichetta del detergente intimo dell'albergo può darti degli spunti satirici, però devi essere curioso. Ecco, forse la curiosità è la chiave, vero? Di tutto. Sì. Sì. Bene,
Senti, Lia, io ti ringrazio veramente moltissimo di essere stata qui con noi oggi.